Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Colpo Perfetto. E dopo aver parlato la scorsa settimana della Coppa del Mondo di Sydney, oggi invece parliamo, andiamo fino in Corea e precisamente a Chang-wook, dove si è svolta la seconda tappa del circuito dell'ISSF. Anche in questo caso c'erano in palio le carte olimpiche, ormai da qualche settimana stiamo parlando di questo, per accedere ai giochi di Londra del 2012, e vi avviso subito che in questa occasione non ci sono state carte olimpiche per l'Italia. Ci siamo andati vicini, ma i nostri atleti non hanno centrato in pieno l'obiettivo. La squadra azzurra comunque è riuscita a ritornare a casa con diverse medaglie, e il primo a farsi onore dopo aver conquistato la carta a Sydney è stato il finanziere Francesco Bruno, del quale abbiamo parlato la scorsa settimana, che ha vinto la finale di pistola libera in questa seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in Corea.